Torna sul grande schermo l'Aquila Film Festival, giunto alla settima edizione, organizzato dall'Associazione L'Idea di Clev in collaborazione con la multisala Movieplex. La sei giorni, dal 17 al 22 novembre, si apre con il tema forte dell'omofobia. La proiezione della prima pellicola, Lo sconosciuto sul lago, verrà introdotta dal professore dell'Università degli Studi dell'Aquila, Massimo Fusillo, e vedrà la partecipazione del direttore artistico del Torino GLBT Film Festival. Il film, vietato ai minori di 14 anni, è una pellicola francese che attraverso scene crude e dirette racconta questo difficile capitolo della società. Particolare interesse al mondo della scuola grazie all'intervento di Ivan Cotroneo, sceneggiatore, regista e scrittore, il quale incontrerà i ragazzi delle scuole secondarie, oltre al pubblico del festival. In questa occasione sarà fatto dono agli istituti secondari aquilani di una copia dei libri Un bacio dello stesso Cotroneo e Le cose cambiano, curato da Linda Fava ed edito da ASBN Edizioni e dal Corriere della Sera. Grande attenzione poi ai concorsi. Tra i film lunghi saranno proiettati in anteprima sulla regolare distribuzione i film Sangue di Pippo Del Bono, ambientato in parte nella città dell'Aquila. Sarà poi la volta di Noi Zagor di Riccardo Jacopino, documentario sull'eroe bonelliano, e Il terzo tempo di Enrico Maria Artale, che ci porterà a conoscere più da vicino il mondo della palla ovale in collaborazione con l'Aquila Rugby 1936 grazie alla disponibilità di Filmauro e Universal. E infine Come il vento di Marco Simon Puccioni, a pochi giorni dal successo al Festival del Cinema di Roma, dove viene raccontata la vita di Armida Miserere, direttore suicida del carcere di Sulmona, interpretata da Valeria Golino. Fuori concorso segnaliamo la prima edizione della Fiera del Cinema e del Fumetto, la rassegna pomeridiana dedicata ai cinecomics e ai film dal sapore aquilano come Giusta di Giuseppe Tandoi e Song for an Old Man, girato a Campo Imperatore di Carlo Roberti, con il grande attore e protagonista degli spaghetti western degli anni 70 Gianni Garco, alias Sartana, che incontrerà il pubblico in sala. Torna Cortorimè, che assegnerà la Coppa del Mondo tra i 5 cortometraggi più belli, quelli cioè che hanno vinto l'ultima edizione dei festival più importanti.